Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno Righetti, buongiorno Angelini, buongiorno, buon appetito a tutti. Buongiorno Ferretti. Buongiorno Mimmo Ferretti. Io vorrei vorrei che Mimmo Ferretti mi aiutasse comunque a dipanare una matassa. Denunciare un fatto increscioso. C'era, come diceva uno che conoscevo, un ergumeno, non energumeno, un ergumeno l'altro giorno in tribuna stampa. All'Allara? Sì, che guarda, veramente con Nainggolan è stato veramente uno zozzone. L'ha preso di mira da fin dai primi minuti. Te come ha fatto a sentirle? Che io ero convinto e parlavo piano. Sì. Allora, comunque sono cose che chiamano durante una partita di calcio in cui uno, diciamo così, si sente autorizzato a dire, a fare tutto, e per la partecipazione, diciamo così, è no? Stata partecipazione. Beh, per esempio motiva. Con Bastos sono stato abbastanza sobrio e composto, sì, diciamo. E anche con Taddeo, di verità, che sì. Peraltro il tuo amico e ha tenuto comunque un profilo piuttosto No, lì no, te chiedo scusa, anzi io cercavo proprio in virtù di questo sentimento di Davide. Lì era certo, un altro ergumeno certo, che diceva le cose. Certo sta soffrì, ma non c'è il passo, questo è proprio non velocità. Anni che non sentivo, diciamo, degli apprezzamenti così carini nei confronti di Bastos. Ecco, diciamo così. Oh, vorrei dire una cosa, vorrei sottolineare per l'ennesima volta l'immensa professionalità del Ferretti, che sì, ha lavorato in condizioni ambientali molto difficili, molto complicate. Soprattutto non frega niente a nessuno, ma senza internet. Tra l'altro, diciamo con un... Hai visto l'attrezzatura? No, beh, c'è stata una cosa, poi se lui la vorrà dire ho trovato una genialità. Lui andava oltre il pleddino. Sì. Mimmo Ferretti va oltre il pleddino perché l'altra sera pizzicava Mimmo, Infatti sì, ci ho, diciamo, delle conseguenze anche in questo senso. Lui c'è il kit del piccolo freddoloso. Esattamente. Mimmo, noi stamattina abbiamo provato a parlare del discorso di Renzi alle 2 al Senato, di Bologna-Roma. Sì. Abbiamo cercato di parlare di Bologna-Roma, non ci siamo riusciti. Sappi questa cosa. Non ci siamo riusciti. Io sono preoccupato, sai perché? Cioè, non mi meraviglio più di niente, nel senso che talvolta mi stupisco anche che qualcuno si stupisca, ma insomma va bene. Campionato che il campionato sia regolare lo sappiamo tutti perfettamente, se non fosse regolare ieri era calcio di rigore per il Torino, no? Quindi siccome è regolare ovviamente si è sorvolato, anzi io sono molto meravigliato e qui devo credere veramente che Rizzoli sia un arbitro che non è, diciamo così, molto all'altezza, perché il Caduri andava ammonito per simulazione, quindi capisco che l'errore tecnico dell'arbitro ci può stare, però da una parte si equilibra una volta a te, una volta a te, un'altra volta magari a te, quindi no? Poi alla fine dell'anno i conti tornano, insomma. Quindi io invece posso parlare, se volete, anche di come sia stato in qualche modo sottaciuto quello che è accaduto da alcuni mezzi di informazione, la RAI soprattutto, la Domenica Sportiva, che sono stati, diciamo, abbastanza imbarazzanti, non soltanto per quello che è stato l'episodio del calcio di rigore presunto, ovviamente che non c'era, l'ha detto Conte che non era rigore, quindi dobbiamo pensare che non era rigore, ma soprattutto per quello che è stato messo come stendardi e striscioni allo stadio, allo Juventus Stadium, insomma, cose che sono state sottaciute, avrebbero fatto meglio probabilmente a raccontarle tutte, perché io mi aspetto che in qualche modo ci sia un intervento da parte di qualcuno, non so chi, che magari possa ricordare che fare uno striscione per elogiare la tragedia di Superga non è esattamente una cosa carina, però va bene, insomma, ricordiamoci sempre che in quello stadio sono stati mandati dei bandini a gridare merda al portiere avversario, è andato tutto bene, mi sono fatti che simpatici questi discoli che fanno queste cose, quindi non mi meraviglia niente, assolutamente niente, non mi meraviglia nemmeno Ventura che voleva entrare in campo lo scorso anno in Roma-Torino, quando la Roma venne così accreditata ai due calci di rigore, prese per il culo tutti in sala stampa, forse Davide c'era. Sì. E tu ricorderai l'atteggiamento di questo signore che diceva per me ce n'erano tre, faceva tutto lo spiritoso, io ho visto un allenatore molto rilassato, come era stata risalzata la sua squadra nel secondo tempo, ma forse per una scelta tattica, quindi se un allenatore sceglie di giocare in quel modo secondo me non è un grande allenatore, ma tutto questo lo sapevamo, io volevo arrivare a un altro punto. Io sono preoccupato, lo sapete perché? Perché io mi metto un attimo nella testa di Rudy Garcia. E allora, mettendomi nella testa di Rudy Garcia, io sono venuto qua, sto a fare batte tutti i record eccetera eccetera, e poi mi devo ritrovare che davanti ci sta chi sfrutta anche questo tipo di situazioni. Esatto. E allora non vorrei che questo poi fosse foriero di brutti pensieri. Allora faccio un ragionamento parallelo che magari c'entra, ma forse non c'entra tanto, per me c'entra, poi alla fine te l'hai risolto in un'altra maniera. Pizzarro
alla fine della scorsa stagione, sì, se n'era andato. Lo ricordi, David? Come no? Come no? Ha detto: io qua ci gioco più. Con voi ci gioco più, perché qui in Italia, se devono decidere che il Milan è in Champions League e ce l'è in Fiorentina, alla fine guardate chi è andato in Champions League. Benissimo, poi Pizzarro ci ha ripensato, l'hanno convinto a restare, eccetera, eccetera. Però te viene il pensiero. Te viene il pensiero di Dio, sai che c'è? Oh, me l'hai rotto i coglioni, io me ne vado, perché tanto è inutile che sto a fare tutto quello che posso fare. Tu mi devi dire, adesso, perché noi ci sembra tutto normale, perché la contemporaneità ci porta a dimenticare quella che poi sarà storia, ed è esattamente quello che sta capitando quest'anno a Roma. Mi conti per favore i numeri? Allora, la Roma di Cazzi ha già fatto più di quella che ha fatto Luis Enrique tutto l'anno. 57 punti contro, sì, 56, vi pare poco? Punto in più. Il record delle partite vinte all'inizio, la miglior difesa d'Italia, solo il Bayern c'è una difesa migliore, e tutte queste cose, record su record, giocatori stravalorizzati, strarigenerati, e Garcia dice: io sto qui, faccio tutto questo, poi alla fine basta, non basta nemmeno questo, perché a me non mi danno il calcio di rigore contro il Toro, non mi danno il calcio di rigore contro l'Atalanta, non mi danno il calcio di rigore contro il Sassuolo, e vedo che da altre parti si vincono le partite, Juventus-Chievo, Torino-Juventus e Juventus-Torino, con degli aiutini, ancora Ini, chiamiamoli Ini. Allora io, Ubaldo, tu aiutami. Nelle mente di un allenatore, ci può entrare il discorso, ma io va mollo tutto e me ne vado. Guarda, oggi tra le varie discussioni ho detto: come può andare un allenatore, l'ho vissuto anche direttamente, Mimmo, anzi l'abbiamo vissuta, no, direttamente, perché eravamo a stretto contatto. Io da protagonista, insieme ai miei compagni e tanti compagni che tu conosci in campo, e ne abbiamo viste tante, no, la pacca sulle spalle, come dissidente, sta preoccupato che la prossima volta andrà in maniera diversa. Questa arroganza e questa voglia di farti vedere qualcosa di diverso, che anche davanti all'evidenza, capito, è un sussidio. Ho detto anche ma io come giocatore vado al campo e guardo l'allenatore, che gli dico: ma mister, bravo, ma che l'allenatore dice, e che te può dire l'allenatore? Certo, però ecco, non bisogna cadere in quel tranello. No, però il fatto che è certo che non ci devi capire, non ci devi capire assolutamente, però tu domani mattina sai che la squadra si ritrova, si mettono in spogliatoio, Rudy Garcia parlerà: che bella partita di Bologna, che bella, ci sarà qualcuno che dice: sì, mister, ma noi ci stiamo a fare sto popò del bus del Kiel, e l'altri vincono e vanno avanti così. Sì, io sto giocando con un ginocchio che mi fa male, che rischio pure, E io non mollo, e io ho un ditone che è così, e io ho lo strappetto, io ho la ferita, io ho le bollicine, io ho la vescica, e vado, e dall'altra parte. Allora, a che cosa? Allora, questo è un momento delicatissimo, è un momento delicatissimo, perché qui si rischia lo sbrago psicologico, e tu c'hai all'orizzonte due partite, una che si chiama Roma-Inter, l'altra Napoli-Roma, che sono delle partite importantissime, perché mentre tu vinci e davanti vincono, o comunque vengono aiutati a vincere, poi di dietro c'è chi cerca di raggiungerti, no? Non parlo tanto dell'Inter quanto del Napoli. Allora proviamo a mettere un attimo da parte quello che è accaduto ieri, non sabato a Bologna, ma ieri a Torino, ok, perfetto, diciamo che quelle sono cose che vanno così, e non ci vogliamo stupire più. Io ti parlo della prossima partita, David, Riccardo, Ubaldo, ti parlo di Roma-Inter, che al momento vedrà questa composizione allo stadio, distinti ospiti 5.000 persone sicuro, perché arrivano da tutta Italia come sempre quando c'è l'Inter che gioca all'Olimpico, curva nord vuota, curva sud vuota, settore distinti sud vuoti. Non bene, allora sarà una partita complicatissima, perché te già te porti dietro tutto quello che ti è successo, vai in campo in un ambiente che non è il tuo, in un'atmosfera che non è la tua, e questa è una partita pericolosissima, anche se giochi contro una squadra che l'Inter ieri l'avete vista, no? Non mi sembra il suo fior fior di squadra, però poi alla fine ci sono anche le situazioni che ti potrebbero aiutare in qualche modo a venire fuori da un problema, soprattutto se vai in un campo, anzi in uno stadio come l'Olimpico, che non è uno stadiolo, è roba da 70-80.000 persone, e tre quarti dello stadio è vuoto, non ci può andare. Però ci possono andare i 5.000 tifosi dell'Inter, che vanno al settore ospiti, stanno lì e si faranno sentire, perché dall'altra parte non c'è né la curva sud né la curva nord, non ci stanno i distinti sud. Ma immaginatevi subito, al chiudere dell'occhio, immaginatevi lo stadio sabato sera, così. E poi dico, le probabilità che qualcosa possa succedere domani quando ci sarà ricorso all'alta corte del CONI
Sì, ci sono, ma non è che poi siano più di tante, eh. Attenzione, non pensiamo che siccome, non lo so, per qualsiasi, non lo so, questa sarà una settimana che già domani si comincia a capire bene quello che potrà succedere sabato allo stadio come partecipazione, ma sarà una settimana pesantissima, pesantissima, perché io te voglio che al tuo stadio voto, mezzo voto, pieno, arriva uno che te fa una mezzo scaro, come le fai a non ricordarti di tutto quello che ti hanno fatto fino adesso? Allora poi si crea un clima brutto che non aiuta la squadra, che già a sua volta non è stata aiutata da quello che succede, perché i giocatori poi sono uomini, guardano, vedono, si rendono conto. Daniele De Rossi alla fine della partita di Livorno ha detto: noi non possiamo altro che fare una cosa, vince tutte le partite e spera che davanti la Juventus possa perdere qualche punto. Ma alla luce di quello che è accaduto ieri, ma quando li perde? Ditemi quando no, perde infatti. I punti a Juve. Se sta per perderli non gli fanno perdere. No, anche perché ieri io contesto pure che dice: beh, ma tanto io ieri meritava di vincere, a parte che Vordì, ma quante sono le partite che finiscono che a Roma, ma perché a Roma meritava di vincere col Sassuolo, ma perché a Roma meritava di vincere, no, ma non meritava di vincere col Cagliari, e vabbè, ma io dico un'altra cosa: ieri la Juventus negli ultimi 20 minuti è stata messa lì sulla corda, Mimmo, tu l'hai vista la partita, non so se l'hai vista, da una squadra mediocre, perché il Torino è una squadra mediocre, e il Torino con Vives, Darmian, Pasquale, sta gente qua, si è messa a fare il giro palla a metà campo con la Juventus tutta rintanata nella propria tre quarti, ma forse perché era stanca, quindi certo, ma certo, ma non perché è più forte, perché è stanca anzi, ma meno male che è stanca, perché se poi ne è stanca uno pensa pure a male, no, visto che hanno giocato giovedì, eccetera eccetera. E in quel momento la Juventus, infatti, in difficoltà, a 7-8 minuti dalla fine, si becca rigore contro. Perché poi succede quando sei stanco, che sei poco lucido, e Pirlo mette la gamba, la metà, la fine la mette e sgambetta l'avversario. Ma non lo sgambetta. Te becchi il rigore, l'1-1, fai una partita così. E dopo alla fine finisce 1-1, campionato ancora più competitivo. La Juventus è strafavorita lo stesso, pure se c'ha... Ma ti ha stravinto, dai. Ma sì, però non lo però, Mimmo, però Mimmo non può essere. Il problema qui è, come al solito, è culturale, non è la partita di ieri. Perché allora ti dico una cosa: la cosa più grave di tutte, Mimmo, e ci stiamo insistendo da stamattina, è l'ammonizione. Perché se tu sei convinto, allora, le cose sono due: o è rigore o è simulazione. Non si scappa. Perché quando uno casca così dentro l'aria, o è rigore o è simulazione. Se non fischi rigore, tu mi fai il cazzo del favore di prendere, ma tu leva, non è che ha sbagliato lì c'è la mala fede, Mimmo. Non dico così, Mimmo. Se è buona fede, lui fa l'errore, corre verso il Cadduri, tira fuori il cartellino, glielo sbatte in faccia e dice: non t'azzardà mai più a buttarti, perché sennò ti caccio, alla prossima ti caccio, ok? Quella è buona fede. Alla prossima che fai, ti saluto e te ne vai. Bravo. E invece non lo fa, ci pensa, poi proteste un minuto e poi l'ammonisce per proteste. È una cosa gravissima. Scusami, ma tu e col professore Calovera eravate a Bologna? Sì. Ci siamo capitati, no? Sì. C'era anche quell'ergumeno, sì. Sì. Esatto. Nel primo tempo, a un certo momento, la Roma ha subito un'ammonizione per il suo giocatore numero 46, Romagnoli, sì, per un fallo di mano sotto la Tevere, per sì, fate capito, sì, ricordi? Sì, sì. A me è sembrato assolutamente involontario, nel senso che la palla gli è schizzata e sbattuto sul braccio, sì, e l'arbitro Massi a dare il cartolino giallo, come direbbe Rudy Garcia, no? Sì. Voi mi dovete dire perché certe volte uno fa fallo di mano magari a livello di rigore e il cartolino giallo non viene dato? Sì, ma anche il fallo che ha fatto Vidal. No, non dovete spiegare però. Il fallo anche, Mimmo, di Vidal. Ieri. Non il fallo di mano, anche il fallo che ha fatto sull'avversario quando era in ripartenza, cioè che l'ha ostacolato sia con la gamba che con davanti. Mimmo, con qualsiasi altra squadra, Vidal ieri finisce il primo tempo. Siete dei rosiconi, dei piagnoni. Rispondi, Mimmo, secondo te Vidal con qualsiasi altra squadra finisce il primo tempo ieri? Ma non lo so, ma non mi interessa. Perché c'era una canzone di coso, di Riccardo Cocciante, ma ricordate? No, qual era? Era già tutto previsto. Però Mimmo, però non è, cioè sta cosa. Ma che sta cosa? No, sta cosa però deve finire, nel senso ma che... aspetta, ora ti faccio un'altra domanda, caro David. Come tu avrai visto, ormai da sempre la società non prende posizione, no? In maniera pubblica. Cioè non si lamenta, non si incazza, non manifesta, non baccaia, insomma tutte queste cose qui. Vabbè, e quello diciamo che è un atteggiamento, una sorta di mossa politica, chiamiamola così, da parte della società, che io non, nella quale non voglio entrare nel merito di queste cose, non mi interessa, però io spero
ritornando a quelle che sono le mie preoccupazioni, spero che la società in qualche modo, da ieri, oggi, domani, in qualche modo, faccia capire a Rudy Garcia che le cose poi, insomma, non possono e non devono andare in quella maniera, che la società comunque è vigile e vicina all'allenatore e di conseguenza anche ai giocatori. Perché se la società ha deciso che non deve fare, diciamo, non vuole alzare la voce, no? E ci sta anche, però in qualche modo deve tutelare, magari nello spogliatoio o comunque come si dice, nelle stanze segrete del palazzo di Trigoria, i propri tesserati, deve tutelare l'allenatore, deve tutelare anche i giocatori e di conseguenza poi tuteli anche i tifosi, perché poi io credo che gran parte della tifoseria, non lo so, io non voglio parlare a nome di nessuno, però immagino che in qualche modo la gente, i tifosi che ieri sera si sono avvelenati, che vedono che anche facendo il massimo degli sforzi, perché tu mi devi dire che cosa gli vuoi dire a questa squadra di fare di più di quello che ha fatto, non riesci manco arrivare a lottare veramente per quello sprint finale, no, perché non te ci fanno arrivare lo sprint. Allora tu in qualche modo, se società, devi far capire a questa gente che stai dalla loro parte. Non lo vuoi fare in maniera pubblica perché non è quella la tua filosofia, benissimo, però in qualche modo attraverso la squadra, attraverso l'allenatore, attraverso i giocatori, c'è bisogno che questi abbiano delle garanzie, se vogliamo chiamarle così, perché se no, se c'è lo sbrago totale, questa è una settimana in cui l'allenatore dovrà fare un lavoro psicologico fortissimo sulla squadra. Però io sapevo, ma chi l'aiuta poi l'allenatore ad avere la forza per andare dai giocatori e dire dai, forza, andiamo, proviamoci, non è successo niente, c'è ancora possibilità. E questi li vedono le partite, come vedono i tifosi, come vedemo noi tre, tutti gli opinionisti, i cronisti, i giornalisti, i cantastori, i pennivendoli, tutti li vedono le partite. Il problema è che entri anche in campo, e te lo dico questo, certo, entri nervoso il giocatore, quindi vai a compromettere la prestazione. Bravo. Perché su una situazione un po' così così ti rivolgi verso l'arbitro in maniera, bravo, scomposta, e l'arbitro, capito? Ecco perché ti dico che la partita di sabato contro l'Inter sarà una partita che già da adesso secondo me sarà complicatissima per mille motivi, mille che sono di natura tecnica, di natura psicologica per la squadra. E qui secondo voi, noi abbiamo cominciato questa mattina, ma l'argomento aiutini, aiutoni, aiutanti, Juventus, scudetto, punti, eccetera, eccetera, lo esploriamo oggi o ce lo porteremo avanti ancora per qualche tempo? Come fai a mettere tutto da parte? Come fai? Non ieri era grottesco, sai una cosa, no, David? Seguire le evoluzioni da equilibrista del sito di Tutto Sport, il quale non potendo, come posso dire, negare l'evidenza. Ma sai, perché il Torino poi anche se, no? Anche il Torino è Torino. Quindi in qualche modo doveva dire sì, però, no? Ed era divertentissimo trovare tutti gli artifici per andare a schierarsi da una parte, ma senza poi buttare a monte tutta l'altra parte, capisci? È meraviglioso, guarda. All'insegna proprio della deontologia professionale più corretta, e secondo me sono stati correttissimi, perché hanno scritto che era calcio di rigore anche per il Torino. Pensa, Tutto Sport l'ha scritto, che sembra un paradosso, Erika? Quasi non c'è segreto. C'è di mezzo il Torino però, non se deve dire? No, si rischia di non credici. Non c'è segreto, Non se c'è. Ferretti, non c'è segrete, facciamo una cosa, andiamo al break, poi ripartiamo da Ventura. Tornate con Conte. Partiamo da Ventura, dai, tra poco. Un'altra volta. Tra poco. Vai. Che eccoci, Mimmo. Arretrato traffico. E niente, che Davide è sceso per guardare le gomme. Noi siamo ripartiti. Abbiamo lasciato là. La mia me l'hanno fatta trovare su quattro mattoncini, Mimmo. Mimmo. Cos'è che stavo pensando mentre stavate là? Dici un po'. Stavo pensando che di solito quando uno si lamenta o comunque baccaia, no? E gli dicono, ma tu tanto pensi a vincere le partite, poi no? A noi stiamo a vincere. Di a Roma. E sta a vincere quasi tutte. Quante partite ha perso un campionato la Juventus, Riccardi? Con la Fiorentina. E basta. E basta. Quante ne ha perse a Roma in campionato? Con la Juve. E basta. Allora.
Che bello, guarda, è un bel campionato questo, eh. Senti, Mimmo, veramente bello. Comunque, un allenatore di una squadra che non vince il derby da 19 sì. anni e che da 12 non fa gol alla squadra avversaria, che sì. all'andata ha perso quella partita come l'ha persa, ieri perde come perde, dice: mi dispiace per Roma, ma la Juve è più forte. Ma sì. non c'è qualche cosa? No, avevamo messo noi a voglia. L'avete detto? Ci avevamo pensato quantomeno. Ah, io purtroppo ci ho so fatto che tra l'una e mezza e due mi si rompono sistematicamente i freni inibitori, no? E allora vado a ruota libera. Ventura è simpatico. Eccolo. È simpatico, sai perché? Perché secondo me è uno dei più finti personaggi che ci sono nel mondo del calcio. È un finto buono, è un finto simpatico, è un bravo allenatore, secondo me è molto bravo. Però come personaggio è un po' fintarello e si adegua alle situazioni. Allora ieri, lo ripeto, l'ho detto anche prima, c'è stata una partita lo scorso anno, Roma-Torino, in cui è venuto in sala stampa, ha cominciato a fare lo splendido, a fare battute contro Zeman, contro la Roma, eccetera eccetera, perché c'erano dei calci di rigore che a suo dire non erano calci di rigore. Ieri invece ha detto sì, era calcio di rigore, era espulsione di Vidal. Poi sembra quasi che si era mozzicata la lingua, capito Ricca? Sì. L'aveva detto, oddio, mo che ho detto, mo magari, oddio, che me fanno, cioè, eh? L'ha detto, l'ha fatto. Perché magari nel secondo tempo si è messo tutto dietro. Il secondo tempo è stato il momento in cui c'erano i centrali della Juve, soprattutto Bonucci, Ubaldo, tu che hai visto la partita, stavano con questo pallone fra i piedi, non sapevano che faccia, perché non venivano attaccati, stavano tutti dietro. Dice, aspettava per poi colpire gli ultimi minuti, cioè aspettava perché voleva perdere 3-0 ma solo 1-0, e questa è la verità. Perché tant'è vero che il vostro amico Ventura poi nel post partita ha detto, la Juve ha fatto 3 gol a Roma, 3 gol all'Inter, 3 gol a Napoli, che noi abbiamo perso uno solo 1-0, e me coglioni, pensa che gioia, eh? E vabbè. Però. Comunque l'Inter è l'unica società a non aver avuto rigori a favore. Calcio di rigore. No, no, questo era quello che stavamo preparando un po' il quadro. Quindi. Guardate che Roma Inter è una partita difficilissima, complicatissima. Voi non metà diretta, poi c'è stata a giocare. No, no, non ci giochiamo. No, adesso c'è, io adesso ormai ho deciso che di quelli là non parlo più. Mimo, per me non esistono, quindi non me li filo proprio. Tanto se vogliono o scudetto da vergogna su piassero, tanto io. Ma fammi una cosa, damoglielo direttamente per i prossimi 10 anni, così sono contenti. Sì, hanno vinto il scudetto. Noi andiamo in Champions League, andiamo in Champions League l'anno prossimo e gli facciamo vedere che quando giochiamo contro il Galatasaray noi vinciamo, noi invece loro ci fanno un punto andata e ritorno. Ma come mai fanno schifo? No, stavo per dire una parola poco così simpatica, anche perché poi la gente sta mangiando. Come mai fanno ribrezzo in Europa e in Italia se la comandano così? Come mai c'è questo scapito? Posso capire, gli sai, in Europa balbettano, in campionato vanno bene. No, in campionato fanno sfracelli, battono tutti i record possibili e immaginabili, fanno più di 100 punti, come faceva il Barcellona e Real Madrid. Solo che poi il Barcellona e Real Madrid ti ritrova in finale di Coppa dei Campioni. E che devi fare? E non è questi escono al girone col Copenaghen e col Galatasaray. Mi sembra che ci sta un po', perché io voglio ripetere, sono usciti col Copenaghen e Galatasaray. No, io sto dicendo essere superiore. Io piuttosto ti faccio una domanda. La faccia a tutte e tre, anzi, no? Come sempre. Allora, succedono queste cose, no? Calcio di rigore per Torino non viene dato, la Juve vince e Sky, per non dire niente, senza fare nomi, ovviamente celebra la vittoria della Juve, perché è evidente c'è un tornaconto economico, no? Perché gli abbonati, 10 milioni di telespettatori tifosi, eccetera, eccetera. Mediaset Premium fa lo stesso, celebra, eccetera, eccetera. La Rai si dimentica di che hanno fatto i striscioni contro Pezzotto e contro, prendendo per il culo la Gia di Superga, si sono dimenticati, e va bene perché evidentemente c'erano un tornaconto, perché gli abbonati, il canone, i tifosi, eccetera, eccetera, no? E tutti ci hanno un proprio tornaconto, e va bene, ci sta, i giornali che esaltano questo, si dimenticano di scrivere quella, vabbè. Ma Rizzoli, no? Voi mi dovete spiegare, ma perché non ha fatto per bene quello che doveva essere il suo dovere? Ma che c'è un tornaconto pure lui? Ah, tu dici che siccome internazionale è l'unico che va. Io non riesco a capire. Allora, Rizzoli è un arbitro che, voi lo sapete tutti perfettamente, andrà a rappresentare l'Italia mondiale in Brasile, no? Sì. Quindi vuol dire che sta al top della carriera. Sì. È internazionale. Sì. Non vi scordate che recentemente ha arbitrato la partita di, come si chiama lì, Manchester City-Barcellona, lo ricordi?
Sì. Quando ha dato il calcio di rigore fuori area dell'atterramento delle miscele su Messi, era lui, sì, mi sbaglio. Sì. Aiutatemi voi, no, forse era Bayern Monaco, che arbitrato, non mi ricordo. Vabbè, insomma, arbitrato ha fatto tutto il fighetto. Arsenal Bayern Monaco, sì, può essere? Sì. Ah, ok. Sì. Perfetto. Ha fatto tutto il fighetto, non si è preoccupato di spelle quello, di dare rigore qui, rigore del là, eccetera, eccetera. Ma perché c'era, si sentiva libero di farlo, non c'aveva nessun tipo di sudditanza nei confronti di nessuno? Perché in Italia non è altrettanto così deciso, libero, eccetera, eccetera. Ieri si arriva da dire qualcuno a Sky, qualche fuoriclasse di questi che lavorano a Sky, che Rizzoli non aveva la visuale libera per poter vedere bene il fallo di Pirlo. Ma bugiardi, ma siete bugiardi, siete. Ma la gente poi ce l'ha l'occhio per vedere, no? Se voi dite una cazzata del suo livello, ma la gente poi vi dice, ma questo, ma che sta a Dio? Ce l'ha libero, non ce l'ha niente davanti a sé, libero. Poteva avere tutto benissimo se avesse voluto vedere bene, ma magari ha visto bene, ricca. E poi perché ha visto bene non ha dato rigore, giusto? Ma io leggo adesso, Mimmo, e allora. Perché il campionato è regolare, eh? Sì, sì, sicuro. No, dico, ma sto leggendo adesso che i vertici arbitrali dicono non ero rigore netto, sì, semmai un, sì, fallo dubbio. Era netto e mezzo, infatti. Ah. Abbondante. Che faccio? Lascio? Mimmo, ma io che te raddoppia, devo, Mimmo. Ma io che te devo dirmi? Io, ma che vi dovete ancora incacciare? Guardate che se adesso voi aprite qualsiasi social, no? Sì. E mettete il vostro nome, il mio, quello di Riccardo, di Ubaldo, ci stanno quelli da io che ti vengono a dire a Piagnoni, a Rosiconi, quanto è bello. Saremo c'è allora gente che ti dice io godo più a sentirvi rosicare a voi che a scoparmi mia moglie, pensa come sta, oh. Pensa un po'. Oh, a proposito delle mogli, dico, ah, lo ecco, sai che c'è Panorama, allora dico, vabbè, se l'altra volta ho cercato di parlare di una classifica che pubblica il Messaggero il martedì, mi pare, quella di Tombolini, no? Tombolini, fa, sì. Esattamente, che fa il peso, che pesa gli errori arbitrali a favore e a sfavore e mette una, fa una classifica, o comunque fa la classifica dei torti, il saldo dei torti, ok? Oh. E in questa classifica la Roma sarebbe nettamente prima in classifica. Vabbè, ma però diceva, sai, il Messaggero di Roma, Messaggero di Roma, attaccato a tutto, Mimmo, voi piangina di Roma, voi piangina. Allora, Panorama mica è di Roma, no? Non mi pare, no? Mi pare di no, però no, vorrei sbagliarmi. No, non è di Roma, non è di Roma. E classifica senza errori, fonte Panorama, prima Roma con una gara in meno, 63 punti, cioè più 6 di quelli che c'ha. Secondo posto, Juventus 60 con 6 punti in meno. Poi terza la Fiorentina con ancora una gara a giocare, 51 punti con 7 punti in più, e via tutti gli altri. Cioè, Panorama sarà. Sai, rosicare così, te lo dico. No, io sto a parlare di fatti concreti. Sto parlando, no, di i fatti concreti sono altri, scusami se ti interrompo, ma sono maleducato. Certo. I fatti concreti sono Juventus Chievo, Torino Juventus e Juve Torino. Ed è Torino Roma e Atalanta Roma. Questi sono i fatti concreti. Questi, a me non mi interessano le classifiche fatte da questo o da quell'altro, non mi interessa niente. Io ricordo, allora, forse magari vi è passato di mente, ma la parata dei canini sul tiro dei coso lì a Bergamo, va ricordare? Come no? Ma come no? Allora, ma di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare ancora dell'atterramento dei Darmiani e Appianici, non era calcio di rigore? Ma di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare che Paloschi non era in posizione buona a Juventus Chievo? Volevamo dire magari che Tevez era in posizione regolare prima del gol di Pogba all'andata, mi volete dire che ieri ne era calcio di rigore? Ma che me frega delle classifiche, Davide, non dico a te, nel senso che poi io vedo le partite, faccio il conto, te dico tre partite là, due partite qui e dimmi come ti chiami, tutto qua. Aspetta, siccome qualcuno dirà che piango, allora t'asciughi, ti vuole dare ragione. Ecco, contenti? Comunque a Torino-Roma ci strillavano come la Juve, voi siete come la Juve. Oddio, secondo me loro sono inarrivabili, perché come fai ad arrivare alla Juve, dai? Mimmo, sono assolutamente inarrivabili. Per te peggio, però, secco, Meloni risponde, peggio Ventura o Conte, secco? Secondo me il peggio è uno conosciuto una volta, si chiamava Conte Ventura, lo chiamavano così. No, vabbè, adesso, il Conte Ventura, no, era un nobile. No, vedi, adesso era un nobile. Questo è come Tuzzabanchi Nicola, Mimmo. No, uno ha iniziato prima e l'altro l'ha perfezionato.
Sì, però Ventura è finto come personaggio calcistico. È un bravo allenatore, però è finto come personaggio. Allenatore del Torino che ha perso il secondo derby consecutivo. Non segnano da 12 anni, non vincono da 19 anni, perdono il secondo derby. Rubato a ritorno. Dice, no, mi dispiace per la Roma, ma la Juventus è più forte. Allora, per onestà di regolarità della vita, diciamo così. Lui ha detto, cioè, il rigore c'era per noi, era espulsione di Vidal. Fine. Mimmo ha preso a calci. Ha preso... Che non poteva a meno di dirlo. Mimmo ha preso a cazzotti una panchina perché c'era Pjanic per terra. C'era Pjanic per terra. Ha preso a cazzotti una panchina. Me lo ricordo perfettamente. No, ma infatti l'ho detto anche prima. Conte rideva di quando ha detto Rizzoli ha visto bene. Ha giudicato bene sì, per te, mica per la regolarità del campionato. No, ma simpatico, ha fatto ridere, dimmi che non hai riso pure, dai, faceva ride, dai. Ma dai. È un simpaticone. Guarda che Conte è un simpaticone, sei te che non capisci l'umorismo. Tutta la confraternita da amichetti suoi di Asca che lo aspettano sempre in maniera molto... Lo sai che ho visto un altro che c'ha i capelli come Conte, così? Chi è? Non lo posso dire, però... Ma sta a Bologna, mi? No, sto vedendo su Twitter ultimamente. Sì. Ma io ho visto anche delle foto simpatiche, Ferretti, che girano, no? Hai visto? Chi ti ha ammantata? Un amico mio. Senti, ma una foto, ma chi ha fatta quella là? Con il sozzone di mezz'era, proprio lui, no? Chi ha fatta? Gino. No, Gino ha fatto Mancini. Mancini. Cortannone ci ha mandata. Comunque te sei uno zozzone e me volevi coprire col foglio. No, tu sei uno zozzone perché mi volevi coprire col foglio, Mimmo. Ho capito. Io sapevo che nel senso quello da 40 metri è vero, veramente non è... Vabbè. Comunque voi controllate perché c'è qualcuno che c'ha i capelli come Conte, eh? È uguale davanti. Io ve lo dico, paro di sparumano, Mimmo. a buon intenditore. Pochi capelli, poche parole, grazie. Ciao, Mimmo. Grazie. Sì.